Dunque, allora ero rimasto l'ultima volta sempre al discorso che Nyarlathotep fa a Randolph Carter e ci si mettono anche i ciclisti in strada. Non vedo l'ora di poter traslocare così gli schiamazzi della strada non li si sentirà più. Porco mondo, speriamo se ne vadano in fretta. E dunque, il discorso che fa Nyarlathotep a Randolph Carter, no, per spiegargli i moti del suo animo, dove è nato la città del tramonto, è in realtà un modo con cui Lovecraft spiega al lettore l'origine del proprio mondo interiore, no? E paradossalmente, Lovecraft mette in bocca al malvagio Nyarlathotep l'esatta descrizione dei suoi sentimenti più intimi, no? Dei suoi ricordi, della sua nostalgia per l'infanzia, la mette proprio in bocca all'essere più malvagio che compare in tutta la sua opera. È una cosa interessante, no? Cioè, l'avevo già no fatto notare che in realtà per Lovecraft poi alla fine tutta questa oscurità non è mai veramente tale, c'è sempre un lato luminoso nelle sue divinità oscure, no? Cioè, spesso si sono domandati i critici, no? Se queste divinità malvagie in fin dei conti assumono un aspetto di soteriologico, no? Cioè diventano dei soter, dei salvatori in una certa misura, perché bene o male Nyarlathotep non è una figura demoniaca, cioè del tutto demoniaca, perché il diavolo per definizione è mentitore, dice bugie, racconta bugie, inganna. Senz'altro Nyarlathotep sta in parte ingannando Randolph Carter, però nello stesso tempo gli dice la verità su se stesso, no? Cioè c'è questa ambiguità presente nelle figure malefiche di Lovecraft, che è molto interessante perché appunto lui sente l'influenza dell'eredità biblica, evangelica, wasp, no? Ma nello stesso tempo va oltre perché ha una visione paganeggiante dell'esistenza, come ce l'hanno tantissimi scrittori, l'hanno sempre avuta tantissimi scrittori del fantastico, come ce l'aveva appunto Tolkien o come ce l'aveva Lewis, no? Oscillavano fra il cristianesimo, scusate, il cristianesimo e il paganesimo. Allora, continuiamo a leggere il brano. Fresche valli a Concord, strade acciottolate a Portsmouth, sentieri di campagna intravisti al crepuscolo nel New Hampshire, dove olmi giganteschi nascondono metà bianche fattorie e pozzi dalle pompe cigolanti, moli salati a Gloucester e salici piegati dal vento a Truro. Panorami di lontane città irte di campanili, colline dopo colline sulla costa settentrionale, silenziose pendici di pietra e bassi cottage, coperti d'edera all'ombra di vasti macigni nelle campagne del Rhode Island. No? Cioè, qua descrive com'era la costa orientale degli Stati Uniti, ovviamente all'inizio del secolo scorso, che era ben diverso, cioè ci dovevano essere ancora le case vecchie, cioè doveva avere tutto un altro aspetto, doveva essere avere. Sì, devono esserci scenari molto più belli di adesso. Oddio, sicuramente ci sono scenari molto belli anche adesso. Voglio sperare che non abbiano buttato giù tutte le vecchie case, non credo, insomma. Per cui io penso che se andate a visitare i paesi della costa orientale, no, tipo appunto Salem, le parti di Philadelphia e posti del genere, nel Rhode Island, avete modo ancora di vedere le vecchie case coloniali dell'epoca, diciamo, del colonialismo inglese. Non so, perché queste sono raramente immagini che si vedono, soprattutto nei film americani, chissà perché,
raramente si vedono, ti fanno vedere le grandi città squallidacce come Los Angeles, no? O i bassifondi di New York, che sinceramente io ne ho fin sopra le orecchie, no? Sì, vabbè, i grattacieli sono belli, ma a un certo punto stufano. Comunque. Era quella l'America a cui lui si sentiva legata, no? La vecchia America, mentre invece i grattacieli di New York li mettevano angoscia. Dunque, coperte da profumo di mare e fragranza dei campi, magia dei boschi oscuri e gioia di frutteti giardini all'alba. Tutto questo, Randolph Carter, ha dato vita alla tua città, perché questo sei tu. Il New England ti ha nutrito e ha versato nel tuo spirito il senso di una bellezza che non può morire. Una bellezza condensata, modellata, raffinata da anni di ricordi e di sogni, e che oggi si è incarnata nel tuo paradiso di vaghi tramonti sulla città collinare. Per trovare la terrazza di marmo dai vasi bizzarri e il parapetto scolpito, riscendere finalmente gli innumerevoli gradini che portano alla città di piazze e fontane multicolori, non hai che da rivolgerti ai pensieri e alle fantasie della tua nostalgica fanciullezza. Il senso è chiaro, no? Certo, uno può dire, ma probabilmente non era semplicemente lo scenario del New England. Probabilmente erano anche le illustrazioni, le fotografie di monumenti e luoghi lontani, cioè che per esempio anche l'antichità classica sicuramente ha formato il mondo dei sogni, l'antichità classica per la quale si sentiva attratto, no? Per cui magari anche fotografie e illustrazioni che riguardavano le rovine romane, oppure ricostruzioni di Roma, probabilmente anche la pittura rinascimentale. Lui amava per esempio molto Salvator Rosa, che era un pittore napoletano. Mi ha detto, insomma, ci sono stati tanti contributi che probabilmente hanno formato le sue immagini favolose. E probabilmente già da bambino, insomma, che, cioè, il nonno c'aveva cioè, sta biblioteca sterminata, lui si era nutrito dalla cultura tramite il nonno, e sicuramente ecco, c'è un qualcosa di manchevole, no, qua. Lui si è limitato a parlare appunto degli scenari da bambino, invece forse avrebbe dovuto pensare di più a quello che ha preso dal nonno e dai libri del nonno. Che sicuramente hanno, cioè perché il paesaggio del New England, per quanto bello sia, diciamocelo, non avrebbe potuto generare una città favolosa, dai palazzi, dalle grandi gradinate, dalle cupole, grandi cupole, fontane multicolori, sicuramente no. Guarda, attraverso la finestra brillano le stelle dell'eterna notte e in questo momento illuminano i paesaggi che conosci e hai amato. Ti sei nutrito della loro magia perché brillassero più dolcemente sui giardini del sogno. Ecco Antares che tremola sui tetti di Tremont Street. La vedevi benissimo dalla tua finestra di Beacon Hill. Oltre le stelle si estendono gli abissi da cui i miei incuranti padroni mi hanno mandato. Forse un giorno li attraverserai, ma la saggezza ti consiglierà di evitare una simile follia. Dei mortali che hanno compiuto l'impresa, solo uno ha conservato intatta la coscienza ed è sfuggito agli orrori che pulsano nell'abisso. Esseri trementi e blasfemi si divorano l'un l'altro per avere spazio, e i minori sono più malvagi dei maggiori. Lo sai, poiché hai assistito agli atti di quelli che cercavano di consegnarti nelle mie mani. Sta riferendo ovviamente al viaggio sulla Luna, cioè lui dice: al di là della Terra troverai scenari favolosi, pianeti favolosi, troverai solo mostri orrendi. Uno dice: ma perché Lovecraft aveva quest'idea, no? Cioè, cosa glielo faceva pensare? Cosa, cioè, perché non ha mai
posto i suoi regni favolosi su altri pianeti, perché pensava che fuori della Terra dovessero esserci solo mostri orrendi. E lì anche è, cioè, vabbè, è un'idea mia, però potrebbe essere un altro indizio, no? Che qualcosa gliel'ha fatto pensare, perché cioè, se veramente ha fatto il suo viaggio in Polesine e ha scoperto quello che ha scoperto, appunto, si è messo in testa l'idea, appunto, che fuori della Terra eventuali visitatori sarebbero stati solo esseri mostruosi. No. Questo detto molto tra parentesi, con molta cautela, però insomma, psicoanalizzando Lovecraft, io trovo che ci sono molte cose che, certo, non sono delle prove, però sono degli indizi, cioè io di indizi ne ho trovati tantissimi. Poi ovviamente uno può dire gli indizi non sono prove, e infatti fin tanto che non avremo delle prove certe di tutto quello che è avvenuto, prove assolute e incontrovertibili, il discorso resta là, campato in aria, no? Cioè, si continua a domandarsi, lo si è sempre chiesto, ma cosa c'è di inventato nell'opera di Lovecraft, cosa invece deriva da cose di cui ha sentito parlare, cosa può essere invece frutto di esperienze personali. La questione è sempre stata aperta, continua ad essere aperta. Io ho già dimostrato che alcune cose, cioè dimostrato nelle cose che si sapevano già, ma che ho poi analizzato, no? Che effettivamente alcune cose non erano frutto della sua fantasia, ma si riferivano a eventi che sarebbero realmente accaduti, anche se alcuni dicono che si trattava solo di leggende. Allora, continuiamo. Dunque, lo sai, perché dal canto mio non desideravo distruggerti, e se non fossi stato occupato in altre faccende ti avrei aiutato da tempo e mi sarei accertato che tu trovassi la strada. Sta mentendo, ovviamente. Evita dunque gli inferni dell'esterno e aggrappati ai ricordi tranquilli e deliziosi della giovinezza. Trova la città meravigliosa e manda via il Signore, che indirizzerà i luoghi legati alla loro gioventù. Vi aspettano con ansia. Ma c'è una via più facile della memoria per trovare ciò che cerchi, e te la indicherò. Ecco, un mostruoso Shantak si avvicina al castello guidato da uno schiavo che per tua tranquillità manterremo invisibile. Sali sulla bestia, così. Yogash il Nero ti aiuterà a stare in sella a quell'obbrobrio. Dirigiti verso la stella azzurra e splendente che si trova immediatamente a sud dello Zenith. È Vega, okay. È una stella a luce azzurra. In 2 ore di volo arriverai sulla terrazza della città del tramonto. Mantieni quella rotta fino a quando sentirai un canto negli strati alti del cielo. Poi frena lo Shantak, perché più in alto non c'è che follia. Guarda la terra sotto di te e vedrai la fiamma immortale dell'altare di Irednaa sul tetto sacro di un tempio. Il tempio si trova nella città dei tuoi desideri. Quindi blocca l'uccello alla prima nota. Se dovessi ascoltare il canto per intero, saresti perduto. Quando ti avvicinerai alla città, dirigiti verso la terrazza da cui si domina il meraviglioso panorama sottostante, spingendo lo Shantak fino a quando griderà. I signori udranno il grido dai fianchi delle colline e capiranno. Li invaderà una grande nostalgia di casa e le meraviglie della tua città non basteranno a consolarvi della perdita del nero castello sul Kadat e del diadema di stelle eterne che li incorona. Atterrerai fra loro e permetterai ai signori di vedere e toccare l'uccello ippocefalo. Poi comincerai a parlare del misterioso Kadat che avrai lasciato da poco e racconterai come gli infiniti saloni siano bui e deserti, gli stessi in cui una volta danzavano e facevano festa splendidi dei. A modo suo lo Shantak parlerà loro, ma potrà solo rievocare il passato
e non avrà alcun potere di persuasione. Dovrai ripetere molte volte il discorso sulla gioventù dei signori e la dimora che li aspetta, ma alla fine piangeranno e ti chiederanno di mostrar loro la via del ritorno. E qui chiudo.